Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo la parola di Dio che ci viene data oggi dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 35-40. In quel tempo disse Gesù alla folla, «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto». Eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen. Cari amici, tutti questi giorni siamo accompagnati da questo Vangelo di Giovanni, capitolo 6. E ogni giorno quindi stiamo ascoltando e sentendo che Gesù è il pane della vita, che Gesù è il pane vivo disceso dal cielo, che Gesù è colui che può saziarci, saziare la nostra fame. E oggi a noi viene dicendo qualcosa di più. Non solo che è disceso dal cielo affinché noi, grazie a Lui, potessimo avere la vita eterna, ma dice, è venuto per realizzare la volontà del Padre. E la volontà del Padre, dice, è una, che Gesù non perda nulla di quanto gli è stato affidato. E questa è una buona notizia, perché significa Gesù è venuto affinché io, Luca, o tu, non ci perdessimo. Affinché ciascuno di noi fosse recuperato da Lui. Guardate che buona notizia oggi, che Vangelo, perché la nostra vita è preziosa, la tua vita è preziosa e il Signore ci tiene molto a quello che fai, a quello che sei, al tuo futuro, al tuo presente. Quanto gli interessa a Dio, ma soprattutto affinché tu e anche io non andiamo mai perduti. Ecco perché Lui sulla croce ha sconfitto ogni problema, ogni peccato. Ecco perché sulla croce Lui ha inchiodato i nostri problemi, le nostre sofferenze, le nostre malattie. Ecco perché Gesù è venuto affinché noi fossimo da Lui recuperati, affinché noi fossimo da Lui presi per mano e non andassimo più nelle tenebre. Fratelli e sorelle, questa è una parola davvero bella oggi. Sempre Giovanni 6. Gesù è il pane vivo, il pane vero, disceso dal cielo affinché io, Luca, non mi perdessi, non camminassi nelle tenebre. E Gesù dice che la volontà del Padre è che noi, che vediamo il Figlio, che facciamo esperienza quotidiana nel Figlio, anche e soprattutto nella Sua parola, nel Suo Vangelo, e crediamo in Lui affinché noi avessimo e possiamo davvero avere la vita eterna. E questo è importante. E riceviamo quindi la risurrezione. Fratelli e sorelle, quando parliamo di vita eterna, non dobbiamo pensare immediatamente alla morte, non dobbiamo pensare all'aldilà, non dobbiamo pensare a una malattia mortale, a una situazione in cui siamo in fin di vita, ma la vita eterna inizia oggi per noi. Perché è oggi che io credo in Gesù. È vero, abbiamo creduto anche ieri, l'altro ieri, forse 10 anni fa già credevamo, ma la vita eterna inizia quando tu
nel tuo cuore, proclami, affermi, dichiari che Gesù è il tuo Signore, che Gesù è la tua salvezza, che Gesù è il tuo Re, che Gesù è il tuo amico, Gesù è il Salvatore sempre al tuo fianco. E tu con tutto il cuore, con tutta la mente, le dici: ho fiducia in te, Signore. Io credo nella tua parola, credo nelle tue promesse. Ecco che inizia la vita eterna. La vita eterna non inizia dopo la morte, lo ripeto, la vita eterna inizia dal tuo sì a Gesù che oggi pronunci, dal mio sì al Signore Gesù. Da questo momento in cui tra poco pregheremo e gli diremo: Gesù, tu sei il mio Signore, il mio Salvatore, ecco che inizia la vita eterna. Perché questo momento di profonda comunione con Lui ci porterà un giorno a vederlo così come Lui è. E San Paolo dice che noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come è. Allora la buona notizia è che oggi Dio non ci ha abbandonato, è rimasto al nostro fianco, è il pane vivo e ti chiede di credere in Lui, di credere nella Sua parola. Allora fai insieme a me questa professione di fede e dirgli: vieni Signore Gesù, in questo giorno riempimi di Te. Io ho bisogno di sperimentarti, di sperimentare che solo Tu sei il pane vivo, disceso dal cielo, che mi può saziare, che mi può riempire. Ho bisogno di sperimentare che sei al mio fianco, che sei la mia salvezza. Gesù, io credo in te e donami di assaporare la vita eterna che tu mi doni oggi, questa vita nella gioia, questa vita in te, nella pace tua che sei risorto. Donami di sperimentarlo insieme a tutta la mia famiglia, di sperimentarlo insieme ai miei amici, insieme a coloro che io amo, ma soprattutto nel mio cuore. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, che il Signore vi benedica, vi custodisca e vi doni ancora oggi di dire sì al Signore Gesù per gustare quanto è buono e gustare la sua vita eterna. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao.